Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Con un po' di ritardo arrivo anch'io con la recensione della trilogia di Nevernight di J. Christophe, che è composta da Nevernight, Mai dimenticare, pubblicato nel 2016, Nevernight, I grandi giochi, pubblicato nel 2017, e Nevernight, Alba Oscura, pubblicato nel 2019. La trilogia in italiano è stata portata dalla Oscar Bolt, pubblicata il 3 settembre 2019, in contemporanea ovviamente con l'uscita di Dark Dawn in lingua originale. Io non ringrazierò mai la Oscar Bolt per aver portato Nevernight in Italia, perché diciamo che è stata la cosa più bella che abbia mai fatto fino adesso, almeno per i libri che ho letto tradotti dalla Oscar Bolt. In questa prima parte del video non ci saranno spoiler, quindi non vi preoccupate se ancora avete letto la trilogia di Nevernight oppure se ancora l'avete finita, mentre nella seconda parte del video ci saranno alcuni spoiler perché devo un po' sclerare un po' tanto in realtà, ma vi avviserò io quando ci saranno degli spoiler. Comunque, partiamo subito. La trilogia di Nevernight racconta la storia di Mia, che ha perso i genitori e suo fratello a causa di Julius Kaeva, il console della Repubblica di Treia, che è uno stronzo, ecco, posso dirlo, è un grandissimo stronzo. E Mia crescerà poi con Mercurio, però crescerà con la vendetta, con la rabbia, con questa voglia di uccidere Skaeva e di volerlo morto a tutti i costi. E ci riuscirà? Questo serve a scoprirlo, se continuerete a guardare questo video e farvi degli spoiler o semplicemente leggendo la trilogia. Allora, che dire? Mia arriverà alla Chiesa Rossa, dove si allenerà per diventare un'assassina e per uccidere Skaeva, ma il suo percorso non finisce qui, perché naturalmente nel corso della storia Mia dovrà affrontare tantissime altre disavventure, perché sono disavventure, la maggior parte lo sono. Dovrà dire addio ad alcuni di loro, dovrà poi fare amicizia con qualcun altro, quindi diciamo che le sue amicizie un po' vanno e vengono, però effettivamente per Mia quelle poche amicizie che ha avuto sono molto importanti, sono fondamentali. Però diciamo che la sua sete di vendetta è molto più importante di qualsiasi altra cosa. Lei vuole uccidere Skaeva a qualsiasi costo, è il suo obiettivo, a costo di morire naturalmente. La trilogia di Nevernight non è adatta a tutti. Io l'ho letta perché credo di aver letto abbastanza libri cruenti, violenti, credo di averli letti abbastanza, quindi quando sono andata a vedere effettivamente i pareri degli altri e hanno detto che effettivamente Nevernight è pieno di violenza, di sesso e tanto sangue, e non scherzavano assolutamente, però io mi sono resa conto che effettivamente non è la prima trilogia che leggo, non sono i primi libri che leggo con violenza, sesso e sangue. Quindi ho detto, vabbè, proviamo, leggo il primo libro, poi se mi piace continuo, altrimenti finisce lì. Devo dire che in realtà all'inizio del primo libro volevo lasciare, ho detto, vabbè, finisco il primo libro e poi lascio, perché effettivamente non lo so, perché all'inizio, proprio le prime pagine, diciamo, primo metà, forse un pochino prima della metà, non pensavo che Nevernight mi potesse piacere, non lo so, cioè l'inizio è stato un po' dura per me, però ho finito il primo libro perché effettivamente a me non piace lasciare i libri a metà. Sono fi andata alla fine, ho finito Nevernight, Mai dimenticare il primo libro, e da lì mi è scattata un po' la curiosità, perché effettivamente, cioè, la fine di Nevernight ti fa scattare un po' quella curiosità e dire che fine fa adesso Mia? Che cosa farà? E quindi ho iniziato a leggere poi anche Ghostgrave, I grandi giochi in italiano, e è stato più devastante di prima, perché Mia dovrà affrontare delle prove molto più dure rispetto al primo libro, di quando era nella Chiesa Rossa. Cioè, è stata molto più dura, devo dire che è stato molto crudo, molto, molto, molto cruento. Però Ghostgrave migliora sempre, nonostante ci siano delle batoste, ma delle batoste proprio forti,
Mia non si arrende neanche nella sua vita privata, perché giustamente crescendo anche Mia comunque vuole costruirsi qualcosa di suo, però diciamo che lo fa relativamente, almeno in Ghostscript appare così, almeno io l'ho percepito così, però diciamo che da Ghostscript gli obiettivi di Mia da uno sono diventati due. Prima di tutto uccidere Skyva, che quello rimane fino all'ultima pagina della trilogia. Però c'è un altro che sarà spoiler, poi ne parleremo dopo. Quindi mi ha fatto molto molto piacere questo fatto che, diciamo che oltre ad avere vendetta contro Skaeva, Mia potesse costruirsi una vita privata, una vita, perché quella non è vita secondo me. Lei pensava di sì, ma apparentemente forse. Comunque ho apprezzato tantissimo il personaggio di Mia perché è un personaggio molto duro e molto duro da scavare soprattutto. Noi conosciamo il suo passato perché ci viene raccontato tramite alcuni capitoli dove l'autore ci racconta appunto il passato di Mia, alcune cose importanti della sua vita. Però effettivamente lei è molto dura, non racconta ben volentieri il suo passato, anche se poi ovviamente si fa la sua cerchia di amici, che sono amici fidati, tra cui Ashlyn e Trick. E cioè io li adoro, poi vabbè, Cantalame, Sinosus, sono tantissimi personaggi che ho apprezzato. Diciamo che l'unico che mi sa un po' sul cazzo, diciamo così, è Jonnen, ma arriveremo anche a Jonnen. Però devo dire che tutti i personaggi, o quasi tutti i personaggi della Tragedia di Neverland sono di mio gradimento, questo lo posso dire. Ho apprezzato tantissimo Mia, come dicevo prima, perché oltre ad essere un personaggio molto tosto, molto duro, e anche ci tiene alle cose che ha, alla sua famiglia soprattutto, e ai suoi migliori amici, a quel gruppo che vuole seguirla, vuole aiutarla, ma Mia non vuole perché Mia non vuole che loro si sacrificano per lei, che poi ovviamente si sacrificheranno quasi tutti, naturalmente, che ovviamente non vuol dire che muoiano tutti, cioè questo è escluso. Però diciamo che ho apprezzato molto anche il fatto che gli amici di Mia si sacrificassero per lei. Soprattutto quelli più vicini, tra cui Trick e Ashlyn, come ho detto prima. E Trick era il mio personaggio preferito. Poi mi è caduto un po', perché alla fine mi sono un po' dimenticata di lui, però ne parleremo. Poi quando torna, effettivamente, sì. E diciamo che, appunto, ripeto, Nevernight non è per tutti, perché dovete essere molto forti. Dovete saper affrontare tutta l'avventura che fa Mia, cioè voi vi medesimate in Mia. Quindi se non siete pronti a uccidere Skaeva, non potete assolutamente leggere Nevernight. Io vi auguro di poterlo fare, perché è stata una delle trilogie più belle che abbia mai letto, nonostante il mio inizio un po' fatica, perché ripeto, cioè io iniziando Nevernight in realtà pensavo di lasciare. Pensavo di finire il primo libro e poi basta, perché non lo ritenevo all'altezza delle recensioni che avevo visto, che avevo letto su internet. Non ci credete, cioè voi leggete Nevernight, non credete assolutamente al fatto che non vi possa piacere già da subito. Finite almeno il primo libro, leggetelo, finitelo, poi valutate, magari leggete qualche estratto di Ghostscript, ma leggete, date una possibilità a Nevernight, credete a tutte le recensioni che sono state fatte su Nevernight perché sono vere. Io sono qui a ripetere praticamente le stesse cose che hanno già detto altri su YouTube o su internet per quanto riguarda la recensione positiva in realtà su Nevernight. Credete a me che Nevernight merita davvero tanto, merita davvero tantissimo. Bene. Se volete convincervi ancora di più, continuate a guardare il video e però vi farò spoiler. Quindi in realtà non è che vi conviene così tanto. Quindi se vi fidate, Nevernight, in conclusione della prima parte senza spoiler, Nevernight merita perché
ingrana bene, diciamo, è un fantasy fuori dalle righe, perché io ho letto fantasy e non pochi, letti tanti. E Nevernight è davvero fuori dalle righe, è diverso da qualsiasi altra fantasy che abbia mai letto. Diciamo che non va troppo fuori lo stereotipo del fantasy, però per il tutto il resto c'è questa ragazza assassina protagonista che fa una strage, fa stragi perché vuole raggiungere il suo obiettivo, vuole uccidere Skaeva, vuole uccidere quello stronzo che ha ucciso i suoi genitori e il fratello. Quindi diciamo che c'è questa tipa tosta, e per essere tosta davvero, cioè non scherzo, e va davvero oltre righe in tutto quanto il resto, tutto il resto. C'è un'ambientazione bellissima, naturalmente c'è questo world building favoloso dove c'è praticamente tutto il male che potete leggere in un fantasy: pirati, assassini, sangue, lotte, morti di qua, morti di là. Cioè, è questo Nevernight. Nevernight è questo. E chi sa davvero apprezzare queste cose, secondo me, potrebbe davvero leggere Nevernight, potrebbe può farlo. Però diciamo che adesso devo un attimo parlare un po' nello specifico di Nevernight, perché vorrei parlare un po' dei personaggi che mi sono piaciuti, perché in realtà dire solamente mi è piaciuto Trick e mi è piaciuta Ashlyn, sinceramente, è troppo riduttivo. Quindi fermatevi se non ancora avete letto tutti i libri, fermatevi perché farò degli spoiler un po' qua un po' di là, non andrò in ordine. Quindi se non avete ancora letto tutti i tre libri di Nevernight, fermatevi, chiudete qui la recensione perché, diciamo, la recensione senza spoiler è finita e adesso partirà la recensione con gli spoiler perché voglio entrare nello specifico. Quindi tu che stai continuando a guardare il video, che hai letto tutti e tre i libri di Nevernight, iniziamo questa chiacchierata. Allora, devo dire che in realtà il mio personaggio preferito in assoluto è stato Trick. Però Trick, giustamente, è morto alla fine del primo libro, perché Ashlyn ha deciso di ucciderlo perché doveva comunque seguire i piani di suo padre e andare contro la Chiesa Rossa. Doveva fare questo piano strategico per andare contro la Chiesa Rossa, perché appunto la Chiesa Rossa aveva fatto un torto al padre di Ashlyn e quindi voleva vendicarsi. Però diciamo che questo piano è andato un po' a puttane, perché non solo ha provocato la morte di Trick, che era il mio personaggio preferito, ma è andato contro anche Ashlyn, perché effettivamente Ashlyn ha perso suo fratello, per esempio, in questo piano. Il fratello di Ashlyn è morto e lei rimarrà sola, completamente sola. Fino a che poi effettivamente, giustamente, Ashlyn e Mia si conoscevano già perché sono state accolte insieme nella Chiesa Rossa, però effettivamente poi nei grandi giochi si incontrano, si innamorano, diciamo, si conoscono meglio, si innamorano. Questa storia LGBT mi è piaciuta tantissimo, credo sia la mia preferita di tutte le coppie LGBT che abbia mai letto, e al primo posto ci sono sicuramente Ashlyn e Mia. E giustamente non vi dovete fermare al sesso violento, perché naturalmente, vabbè, Mia nel primo libro è stata insieme a Trick, ed è per questo anche che Trick mi piaceva, perché è stato forse il ragazzo perfetto per Mia. Non lo so quanto possa essere stato perfetto in realtà, però effettivamente Trick ha dimostrato che era effettivamente innamorato di Mia. Mia ha anche effettivamente pensato di essere innamorata, era innamorata di Trick, però poi lui è morto, è andato un po' a puttane la situazione. E effettivamente poi ha rincontrato Ashlyn, si è innamorata di lei, sono state insieme, e giustamente il sesso, dovete pensare che non è solo il sesso violento che si può immaginare, perché forse da come l'ho detto può sembrare così, ma il sesso in realtà tra Ashlyn e Mia in realtà è fare l'amore. Quindi però J. Christophe lo descrive, cioè le scene di sesso scritte da J. Christophe, io le adoro, forse sono le mie parti preferite. Però diciamo che poi Ashlyn effettivamente cambia,
grazie a Mia, non che cambia, però diciamo che scende a compromettere per stare con Mia, e Mia giustamente la fa soffrire perché Mia è cocciuta come una roccia e deve per forza fare ciò che dice lei. Deve per forza andare contro Skaeva, deve uccidere quello stronzone. Deve capire effettivamente come è morta la sua famiglia, perché lei non sa, cioè lo sa ma non lo sa, ecco. Perché poi scoprirà come in realtà è morta la sua famiglia, perché e scoprirà che in realtà il suo fratello John è ancora vivo, e scoprirà che effettivamente la sua famiglia è per metà ancora viva, perché in realtà muore solo la sua madre, perché in realtà la madre ha tradito il padre adottivo di Mia, Dom Scorbe, perché poi effettivamente e in realtà l'ha tradito proprio Skaeva, sia quando è nata Mia sia quando è nato Jonan, quindi entrambi Corvere in realtà sono figli di Skaeva. Jonan non lo sa e Mia l'ha scoperto ovviamente nel terzo libro, e io ci sono messa tipo, oh, what? Cioè, Mia vuole uscire suo padre? Cioè, Edipo sposta di proprio? Cioè, a questo punto. E niente, in realtà John ne è messa sul cazzo, tantissimo, perché è un bambino viziato, che deve fare sempre come dice lui, uguale a suo padre. Mi sta sul coglione anche alla fine. Cioè, John in realtà ha un percorso nell'ultimo libro che... si è evoluto, è cambiato, cioè ha avuto questo percorso di crescita, ma ha messo sempre sui coglioni perché stronzo era e stronzo rimani, e sei figlio di Skaeva, figlio di Skaeva rimani, quindi tale padre, tale figlio, oddio, scusate, e niente, mi sta sul cazzo sempre, dall'inizio alla fine di Dire Dawn, cioè... non ci posso fare niente, uno dice vabbè è cambiato, ha avuto questo percorso, no, è messo sul cazzo sempre. E niente, in realtà poi Trick torna, come dicevo prima, perché è morto, ma poi non è risuscitato, è tornato dal mondo dei morti, perché diciamo lui è innamorato di Mia, è sempre stato innamorato di Mia, nonostante lei abbia scelto Ash, e quindi cioè alla fine... decide di tornare in vita per aiutare Mia, nonostante lei sia innamorata effettivamente di Ash. Comunque vuole, anche Mia vuole un gran bene a Trick, perché comunque sono stati insieme, sono stati accoliti insieme, sono stati anche a letto insieme, quindi effettivamente Mia è ancora molto molto affezionata a Trick, è stato anche il suo primo amico nella Chiesa Rossa, quindi io anch'io in realtà sono stata rimasta affezionata a Trick più di qualsiasi altro. E mi è dispiaciuto alla fine che poi alla fine Trick è morto per far tornare Ash in vita, perché ecco arriviamo al punto critico: Ash muore nel capitolo 35 di Dire Dawn, ma poi alla fine tornerà in vita, cioè come ha fatto Trick, è tornata nel mondo dei morti, però effettivamente poi in realtà muore anche Mia, perché arrivando alla fine Mia ha scoperto in realtà cosa sono i Tenebris, perché ha scoperto cosa sono realmente i Tenebris, ha scoperto che in realtà i Tenebris sono solo frammenti della notte di Luna, che è figlio di quello stronzo, cioè di A, che anche lui non è che è stato molto intelligente, perché effettivamente ha il dio supremo, tutto che ha creato i tre soli qua di là, in realtà ha chiesto, cioè ha ordinato in realtà alla moglie di avere solo figlie femmine, effettivamente ha avuto poi quattro figlie femmine la moglie, però non so, a un certo punto la moglie ha deciso di partorire un figlio maschio, e quindi ha deciso di cacciarlo, di ucciderlo neonato, e quindi questo figlio di A sarebbe la notte, Luna, e per far tornare l'equilibrio, quindi un sole, una luna, notte e giorno, bisogna comunque far tornare in vita Luna, e ovviamente i Tenebris sono frammenti di Luna,
E Mia è una di queste. Poi scoprirà ovviamente la storia di Cleo, che anche lei è una Tenebris, ha cercato di riunire tutti i Tenebris, perché bisogna uccidere un altro Tenebris per acquisire il frammento dell'altro Tenebris. E quindi poi, una volta che si sono accumulati tutti i frammenti, diciamo che no, Luna può tornare in vita. E quindi ci sarà di nuovo l'equilibrio. Ovviamente Cleo non ce la fa perché rimane incinta e decide di vivere per suo figlio. Quindi Cleo fallisce la sua missione e invece Mia riuscirà invece ad accumulare abbastanza Tenebris da uccidere Skaeva, perché nel frattempo Skaeva aveva ricevuto dentro di sé anche la parte in realtà vendicativa di Luna. E quindi Mia si è sacrificata per uccidere Skaeva. C'è questa lotta sanguinosa e quant'altro. In questa lotta muore anche il mio personaggio preferito, Trick è già morto, quindi senza che lo teniamo conto, ossia l'oratore Adonai. Cioè io amavo Adonai, l'ho rivalutato tantissimo, magari nei primi due libri, però ragazzi, cioè, a parte che mi piaceva da Ghostgrave, dal secondo volume Adonai ha avuto un percorso che a me è piaciuto troppo. Cioè, io iniziavo a innamorarmi di Adonai già nel secondo libro e, cioè, nell'ultimo l'ho amato, nell'ultimo proprio mi sono innamorata di Adonai e si è sacrificato anche Adonai per sua sorella Marielle, scusate. E cioè, questo suo atto di amore verso sua sorella, cioè, io la adoro. Poi, ovviamente, Marielle tornerà alla bellezza che era sua di un tempo e adoro, perché ovviamente Marielle, vabbè, Marielle era brutta, era deforme, era proprio perché lei rendeva molto belle le altre persone, ma la sua sciagura era il fatto che lei fosse brutta. E quindi una volta che è morto Adonai, una volta che Skaeva è morto, grazie a Mia, e Marielle torna alla sua bellezza di un tempo. Poi vabbè, lei è bellissima, cioè Adonai anche era troppo bello, cioè ragazzi, morto Adonai, mi dispiace. Vabbè, comunque alla fine sono stata sconvolta anche da un'altra cosa che io non avevo mai pensato, sinceramente, ma la storia di Neverland, quindi le storie di Mia, è stata raccontata da Mercurio. Mercurio nell'ultimo libro fa vedere che ha scritto i libri di Neverland, Mai dimenticare i grandi giochi, e tipo, cioè, non, giuro, non ci avevo mai pensato. Pensavo che la storia di Mia fosse raccontata direttamente da J. Christophe, giuro. Però effettivamente poi, quando sono arrivata a scoprire che in realtà i libri di Neverwhite sono scritti da Mercurio, ho collegato tutti i pezzi e tipo, cioè, potevo pensarci prima effettivamente, cioè ci si arriva effettivamente a questa cosa. Comunque, alla fine, il mio preferito, Alba Oscura sicuramente. Per quanto riguarda Mai dimenticare, sì, sicuramente, cioè, Mai dimenticare in realtà è l'introduzione al personaggio di Mia, a tutti i Messer Cortese, che è un altro Tenebris che asciuga, prende le paure di Mia, che le sto accanto da sempre come Mercurio. E quindi è un'introduzione al mondo di Neverknight, a tutti i personaggi principali, a tutti gli insegnanti della Chiesa Rossa, alla Chiesa Rossa, Mia, Mercurio, Messer Cortese, Ashlyn e Trick. Diciamo, è più un'introduzione alla storia dei personaggi. Mentre i grandi giochi, che dire, nei grandi giochi Mia si fa valere, perché giustamente dopo la Chiesa Rossa, nei grandi giochi, giustamente, dovrà affrontare appunto queste sfide molto grandi di quelle della Chiesa Rossa, dovrà appunto correre dei rischi maggiori, dovrà prendersi maggiori responsabilità. E alla fine, giustamente, Trick tornerà in vita dopo essere ucciso da Ashling per aiutare Mia. E
E poi giustamente Trick sarà proprio lui a raccontare a Mia la verità su ciò che è lei, sulla verità su Tenebris. E niente, poi Mia sarà ancora più decisa a uccidere Skaeva dopo aver scoperto la verità sul fatto che lui sia suo padre, che ha rapito Jonnen per crescerlo lui, per farlo spacciare in realtà anche per figlio della moglie, perché Skaeva non è che ha detto alla moglie tutta trita, c'ho sto figlio con un'altra. Giustamente l'ha fatto, sì, ovviamente la moglie lo sapeva, però ha fatto credere a tutti che effettivamente quel figlio fosse della moglie. E quindi è proprio perché questo per. Proprio per questo che Jonnen cresce stronzo, perché è cresciuto nelle bugie del padre, che anche Mia in realtà è cresciuto tra bugie, che comunque, vabbè, è concluso poi con la morte di Mia, che torna in vita, Trick che è tornato nell'aldilà, ufficialmente morto stavolta, e Ashlyn che anche lei è morta è tornata in vita, e il capitolo 35 mi ha devastato, questo sappiatelo quando muore Ashlyn. Comunque Ash torna in vita e aspetta Mia nella casa in cui loro avevano deciso di andare a vivere dopo aver finito la guerra contro Skaeva, perché loro giustamente, come dicevo prima, hanno deciso di fare una vita insieme dopo. Quindi lei l'aspetta, in realtà non ha speranze che lei possa tornare, anche se in fondo forse ci sperava. E infatti è così, Mia tornerà in vita, cioè tornerà dal regno dei morti e l'aiuterà, cioè andrà ad Ashling e inizieranno questa vita insieme. Che dire, beh, ci sono stati alti e bassi in questa trilogia. Non ho neanche forse detto tutto quello che volevo dire, ma al momento credo che abbia detto tutto quello che era necessario dire e non credo di voler fare un video più lungo di me, già sto a mezz'ora insomma, e non voglio fare un video più lungo di questo perché credo che questa spiegazione sia sufficiente. E che devo dire? Nevernight merita di essere letto. Diegressov, tu sei un genio, cioè grazie per averci dato questa trilogia, ci hai fatto capire tante cose. Se mai guardare questo video, ma mai guardare questo video. Sappi che mi hai fatto molto male, perché sono morti ovviamente tutti i miei preferiti, da Adonai, a Mia, ad Ashling, a Trick. Praticamente sono morti tutti, per poi tutti tornare al regno dei morti, vabbè. Tranne Trick che poi c'è tornato, vabbè. Ma mi hai dato anche il finale perfetto, perché nonostante tutto mi hai dato un finale perfetto. Non ci avrei mai sperato in realtà. Da come era andata la storia, in realtà, dalla fine di Ghost Rave, Lenz e Dardone, sinceramente non pensavo che potesse effettivamente esserci un finale perfetto, però c'è stato. Il finale è perfetto. E che dire, adesso conosciamo Mia bene, dopo aver letto l'ultimo libro, conosciamo Mia al 100%, come ci dice poi Mercurio all'inizio di Mai Dimenticare. Voi non conoscete Mia, ma la conoscerete. E nell'ultimo libro, alla fine, ci dice: ora conoscete Mia, una conoscete Mia, ora conosciamo Mia. E grazie, G. Christophe, per averci dato la possibilità di conoscere Mia Corvere. E io ti sarò sempre grata per quello che hai fatto, per quello che hai scritto. Bene, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. E spero che voi possiate leggere Nevernight. Avete sicuramente la possibilità di comprarli sia su Amazon che in libreria, ci sono ancora, non vi preoccupate. E spero che questo video sia piaciuto. In tal caso, lasciate un mi piace, lasciate nei commenti la vostra impressione su Nevernight. Scusate i 30 minuti di video, ma servivano, servivano. Effettivamente, se facevo delle recensioni singole, facevo 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti. Alla fine, mezz'ora, brava, sono troppo brava. Comunque, ripeto, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti la vostra impressione, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!